Yeah.
Sei per contento, Castellano? Sì, hai l'abbiamo fatta. Hai tirato giù 3 secondi abbondanti rispetto al tempo della prima manche. Sì, diciamo che ieri sabato stavo senza dati per questa gara, una gara lunga, un percorso molto difficile. Mi sono basato un poco sui consigli degli amici come Franco Ferragine, Gaetano Piria, Rechichi, Carmelo Scaramozzino, che ringrazio molto, che oggi mi ha dato un ottimo... Troppi consigli ti hanno dato, eh? È una strada un poco imbicciosa. Diciamo che ieri sono andato fuori con l'assetto, non sono riuscito a captare un po' tutta... Per oggi ha messo a fuoco. Ieri sera mi sono consultato con Paco 74, che ringrazio, Pasquale Nolè, che mi cura la macchina. Abbiamo apportato delle modifiche sul posteriore, insieme a mio fratello, e oggi è uscito un bel tempo. Bene. Qualche problemino, perché credo che era un pelo corto, perché nel misto giù ci voleva qualche chilometro in più, però abbiamo raccolto i dati per l'anno prossimo. Bene, ti aspettiamo in Sila il 24 luglio? Dopo Gambari non puoi mancare la Sila. Purtroppo no, perché ho impegni lavorativi. Io dovevo partire già il 29 e ho dovuto spostare la data per fare questa gara, e io e mio fratello partiamo il 12 di luglio. Al rientro per ottobre vediamo se ci riusciamo, o mio fratello forse sarà presente ad Erice. Bene, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti gli amici qui in Calabria che mi hanno ospitato, un'ospitalità mi hanno fatto sentire a casa, e in più alla famiglia Piria che mi ha ospitato per ben 10 giorni lì a Scilla con tutta la famiglia. Salutiamo a Gaetano. Ciao Gaetano, ciao, ciao, grazie ciao. Di tutto. E i complimenti di Francesco Ferragina. Francesco Ferragina, primo classificato, dopo una lotta all'ultimo secondo si è classificato Salvatore Castellano. Forza Salvatore, che devi andare sulla costiera amalfitana, hai strada da fare, forza! Secondo classificato Francesco Ferragina, primo Salvatore Castellano. Grazie, sempre della scuderia Vesuvio, su Rosella PA21 Junior, terzo classificato Salvatore Castellano. Forza, un applauso. Su Rosella PA30, a Catania Corse, Giovanni Cassiba, secondo classificato. Vince, dopo aver pareggiato un conto con questa gara, stanno facendo i complimenti per chi deve salire sul podio. Il secondo è Giovanni Cassiba, vince dopo aver saltato il conto con la Gambarie, Luca Caruso. Allora, un consiglio, aspettate un attimo, Luca, vieni qua, mettiti al centro, Luca qua, Giovanni Cassiba secondo, terzo classificato Salvatore Castellano, cioè Giovanni, vieni qua, mettiti sulla sinistra di Luca. Se vi spostate tutti quanti un po' indietro, spostatevi indietro, qualcuno si può mettere accosciato, il fotografo lavora meglio per voi. Mettete i giovani. Vai. Salva Alessi, dai, mettiti giù, dai. Perfetto. Questo è l'assoluto della 43esima Santo Stefano Gambarie. Un applauso ai partecipanti che stanno. Luca, la prima bottiglia la apri tu, vai. Fermi. Mi fai una foto insieme a loro prima che aprono? Vai.